telefono. Distinguiamo bene le Sì. cose. Intanto mi fa piacere che quando si parla di giustizia e problemi dei partiti politici con la giustizia, a fronte di una piovra che manifesta i 103, credo, indagati soltanto nell'ultimo anno del Partito Democratico, ci sia il caso Livorno per il Movimento 5 Stelle. Però è giusto anche spiegarlo questo caso Livorno. Parliamo di un caso dove il nostro sindaco, che amministra la città da un paio di anni, trova una municipalizzata, quella della gestione dei rifiuti, l'AMPS, con 42 milioni di euro di debito, dovuti ovviamente alla precedente amministrazione, quindi al Partito Democratico. Prende le carte perché poteva tranquillamente scegliere di ridurre i servizi, asilo nido, qualunque altra cosa, pagare il debito della municipalizzata e fare come ha sempre fatto il PD prima di lui, quindi far finta di niente e far pagare i cittadini. Invece no, prende le carte, le porta in tribunale e dice ai magistrati: fate chiarezza sul perché abbiamo questi 42 milioni di debito. Ovviamente a quel punto i magistrati fanno partire gli avvisi di garanzia perché è uno strumento della magistratura per poter andare a fondo nell'indagine, perché ovviamente c'è una continuità nel che il servizio dei rifiuti va avanti, ovviamente, e quindi anche la nuova amministrazione potrebbe dover rispondere di qualcosa. Noi però, qua non è il discorso, non è più il garantismo, perché oggi la politica si nasconde dietro la frase siamo garantisti, pure davanti a condannati e arrestati. Cioè, il sindaco di Lodi l'hanno arrestato perché stava cancellando, stava formattando l'hard disk per nascondere le prove. Qui parliamo noi del garantismo del dire: non appena la magistratura ci comunicherà qual è l'accusa per Nogarin, noi prima ancora del giudizio lo faremo eventualmente dimettere, perché quello che i cittadini devono sapere è che ad oggi non c'è nessuna formulazione chiara ancora dell'accusa per Nogarin, se ce ne fosse un'accusa, perché potrebbe essere anche un atto d'ufficio in quanto sindaco della città sotto inchiesta. Quindi attenzione, il Movimento 5 Stelle ha fatto della questione Quindi lei morale però ci di sta dicendo, Berlinguer un punto attenzione, la chiaro. vicenda che riguarda il Movimento 5 Stelle è ben Ma è differente tutt'altra dalla cosa vicenda non completamente. soltanto di Lodi, ma dalle altre Ma vicende ci anche mancherebbe che altro, hanno coinvolto ma il ancora Partito di più, la Democratico. gestione del Movimento 5 Stelle è diversa, perché noi davanti a soltanto un avviso di garanzia abbiamo già tenuto a chiarire che se dovesse essere accertata, già prima ancora delle sentenze, una responsabilità del sindaco Nogarin che va a ledere il diritto dei cittadini livornesi o le regole del Movimento 5 Stelle, che sono ancora più stringenti rispetto a quelle statali, gli chiederemo di dimettersi. Lui ha già detto che lo farà, quindi è una gestione molto molto trasparente e molto diversa, mi viene da dire, da quella del Partito Democratico.